In questo video andremo ad installare sul Raspberry 4 Eclipse Mosquito, il credo più conosciuto broker MQTT per Raspberry. Io ne ho già una versione funzionante attualmente su un Raspberry 3 utilizzata da OpenHub 2, ma in ottica di migrazione adesso farò qualche prova con l'ultima versione disponibile di Mosquito e la installerò come container Docker tramite il solito portainer. La userò per fare qualche prova con OpenHub 3 e diversi dispositivi che dialogano con MQTT, parallelamente alla versione che sta già girando per OpenHub 2. Andiamo quindi a vedere come effettuare l'installazione di Mosquito sul Raspberry 4 tramite container Docker, utilizzando quindi Portainer. Quindi dalla home page di Eclipse Mosquito andiamo nella sezione download, dove non troviamo comunque dei riferimenti alla versione Docker. Non so se sono io che non li trovo, però qui non ci sono. Quindi andiamo sul Docker Hub e andiamo a cercare se esiste l'immagine per Mosquito. Ok, troviamo Eclipse Mosquito e ce l'abbiamo. La versione 2.0.4 è l'ultima disponibile. Andiamo quindi a vedere nelle info dell'immagine che tipo di volumi dobbiamo mappare. Vediamo che ci sono tre cartelle: config, data e log. Per quanto riguarda la config, ci viene consigliato di mappare il file di configurazione direttamente come bind, quindi direttamente su un file fisico del Raspberry. Ok, questo lo faremo poi in fase di creazione del container. E poi ci sono due cartelle che potremmo mappare come volume Docker, quindi Mosquito Data e Mosquito Log, sempre che poi vogliamo usare le feature di persistenza dei dati e di logging. Quindi per adesso creiamoci i volumi, così siamo tranquilli. Quindi andiamo su Portainer, ci loghiamo, entriamo nel nostro servizio, andiamo sui volumi e creiamo i volumi che servono a Mosquito. Quindi Mosquito Data, Mosquito Log. Perfetto, a questo punto possiamo creare il container, quindi andiamo su Container, Add Container, lo chiamiamo Mosquito, andiamo a vedere come si deve chiamare l'immagine, Eclipse Mosquito, la inseriamo qui, la test l'ultima versione, la porta da esporre per le connessioni è la 1883, poi andiamo a gestire i volumi, quindi inseriamo il file di configurazione che mappiamo direttamente su un file del Raspberry che dopo andremo a creare. Quindi mettiamo bind e il percorso sul Raspberry sarà data docker mosquito.conf. Poi aggiungiamo un altro volume, questa volta è un volume con un nome, Mosquito Data, che mappa Mosquito Data e poi Mosquito Log che mappa Mosquito Log. A questo punto abbiamo fatto tutto. Dobbiamo andare, prima di fare il deploy del container sul Raspberry, a creare la cartella. Quindi cd data docker. Qui abbiamo la nostra cartella in FluxDB, quindi creiamo un Mosquito. Entriamo dentro e creiamo un file di configurazione mosquito.conf e copiamo qui dalla documentazione le righe che abilitano la persistenza dei dati e il log. Le incolliamo e salviamo. A questo punto dovremmo poter deployare il container. Perfetto, container deployato ed è in esecuzione correttamente. Per essere sicuri che stia funzionando correttamente, dobbiamo fare una prova di connessione. Quindi usiamo un client MQTT standard su Windows. Io uso MQTT Explorer, ma ce ne sono tanti. Aggiungiamo una connessione, la chiamiamo RPI4. Togliamo il Validate Certificate. L'host gli mettiamo l'indirizzo IP del Raspberry, la porta la 1883, niente username e password, salviamo e connettiamo. Sembra essere andata bene perché
stiamo ricevendo i topic di sistema. Un ulteriore test può essere quello di andare a vedere se ci ha creato anche il file di log nella cartella che abbiamo mappato sul volume. Quindi andiamo sul volume a vedere qual è il percorso, copiamo e andiamo qui sul Raspberry, lo metto tutto schermo per vedere il file di log, e facciamo un tile-f di questo percorso moschitto.log. Mettiamo sudo perché quelle cartelle dei volumi di Docker si possono vedere con sudo, e vediamo che nel log effettivamente ci fa vedere che è arrivato un nuovo client come connessione. Questo è l'indirizzo IP del mio PC, quindi direi che tutto funziona. A questo punto possiamo fare una prova di invio e ricezione di un messaggio su un topic particolare. Andiamo sul nostro container in esecuzione. Dobbiamo usare un custom command, cioè un comando diverso da quelli standard per connetterci al container, e in questo caso utilizziamo moschitto sub, che è il comando che ci permette da terminale di sottoscrivere un certo topic sul broker. In questo modo di qua possiamo vedere se qualcuno pubblica dei messaggi su un certo topic. Il topic lo specifichiamo col -t e lo chiamiamo test. Quindi ci connettiamo al container e abbiamo la nostra shell che è in attesa di pubblicazione di contenuti. Poi possiamo usare il nostro client su Windows per inviare un messaggio, e intanto guardiamo anche sul log se si vede qualcosa. Quindi vediamo se riesco a mettere le finestre che si vedono tutte. Ok, quindi pubblichiamo sul topic test un messaggio JSON che può essere label due punti value. Molto molto semplice. Clicchiamo su Publish. Perfetto, abbiamo visto che è arrivato sul sottoscrittore è arrivato il messaggio. Quindi tutto sta funzionando correttamente.